Baldur, ragazzi, sono Gioco su quando visti nuovi sul mio canale e oggi tratteremo un discorso veramente molto delicato perché potrebbe succedere di tutto che mi riempio di haters, insulto qualcuno, non insulto nessuno, faccio il leccacollo con qualcuno. Quindi questo qua potrebbe essere l'episodio che può succedere di tutto, però a me non me frega un cazzo, io parlo di quello che voglio dirvi e esprimo la mia opinione, ragazzi, ricordatevi, questa è la mia opinione. Non mi interessa che la mia opinione sia diversa dalla vostra, anzi. È giusto che sia così, però questa è la mia opinione. Voi potete pensare in un altro modo, potete pensarla come me, potete non pensare che la cosa più giusta da fare è nient'altro. Allora, innanzitutto spieghiamo cosa intendo con il titolo Clean vs Complex. Clean sono i trick su Bio 2, Insta Swap, Triangolo Triangolo, classici trick normalissimi che fanno tutti, mentre su MV2 sono i glide, i temper shot, quelle che miri, togli la mira, quello che ricarichi, ricorri, quei trick là. Mentre i complex sono i knack. La Delia Rose, diciamo tutti i trick difficili da fare, quelli veramente completi e veramente difficili da fare, che poche persone fanno rispetto a quelli che fanno il clean. E ci tengo a precisare che non me ne frega nulla delle clip online. Le clip online è un discorso a parte. Io sto parlando di come gioca un player, eh? Mi raccomando, non ricordiamoci di clip online, di andare online in questo, perché online è tutta un'altra storia. Ora parliamo del come gioca un player. Oggettivamente, ragazzi, questo ovviamente oggettivamente non è soggettivo. Quello che sa fare i trick complex sa fare anche i trick non complex, trick clean, mentre quello che fa i trick clean molto probabilmente non saprà fare i trick complex. E perché questo? Perché i trick complex è difficile da fare, cioè una volta che impari, impari se farli su tutti i COD. Io adesso sto imparando, e cazzo ragazzi, sto imparando io e a me dà fastidio quelli che dicono io non faccio complex perché sono difficili e non riesco a fare. No, ragazzi, come li so fare io, le imparati Marze, le imparati Zubis, tutti quanti li possono benissimo imparare. Tu, Pinco Pallino, che parti domani su YouTube, inizi a fare una carriera. Cazzo, comincia a fare i trick complex anche tu. Secondo me è molto più appagante, veramente. Cioè, io vedere i trick Insta Swap che facevo fino a 6 mesi fa più o meno, mi rompevano i coglioni. Cioè, ok, perché devi continuare a fare le stesse cose che fai quando, che hai fatto quando è iniziato il gioco? Cioè, ad esempio. È ovvio che quando è uscito Black Ops 2 e nessuno andava per Nack, andavano tutti per Insta Swap e barra triangolo triangolo, è ovvio. Però perché adesso, 2015, devi continuare a giocare come giocavi nel 2013 quando è uscito il gioco? Cioè, più che altro non vedo che ci sia una sfida a fare i trick, diciamo che tutti sanno fare. Cioè, se io. Cioè, adesso, cazzo, il mio episodio, il Dream Shots 14, è uno degli episodi italiani migliori per clip. E cazzo, cioè. Episodi in privato, ovviamente, perché parlo di come gioco un player. E cazzo, cioè, secondo me è veramente una cosa molto appagante per me, cazzo, vedere che so fare quelle cose che quasi nessuno sa farle è veramente appagante, cazzo, è giusto dire, è proprio appagante la cosa più giusta da dire. E un'altra cosa ci tengo a dire, allora, facciamo un esempio, un ragazzino domani vuole partire su YouTube. Parte su YouTube facendo trickshot, ad esempio, facendo solo trick, vi dico. Allora, mettiamo che lui prende spunto da due tipi di player, il player clean, normalissimo, un phase tranquillo, e player, diciamo, complex, un player che fa trick complex barra creative, quelli difficili da fare. Ok, secondo voi, tra questi due, chi è che arriverà più avanti? Chi è che porterà più visibilità sul suo canale? Non quello clean, perché quello clean se lo sanno fare tutti, che novità c'è? Ok, direi qualcosa di distance sui side, wow, che difficoltà c'è? Cioè, veramente, che difficoltà c'è hittare un trick solo perché è lontano? Ok, che è lontano, è difficile che hittarlo perché è lontano, perché deve avere connessione. Ricordo, cazzo, connessione, perché è quella che cosa c'entra di più nella connessione nel trick. E hittarlo perché è lontano, deve aver culo nel noscope. Nel cazzo di trick complex, non è importante dove è il nemico, ma è importante quello che fai, che secondo me è la cosa più giusta. Cioè, vedere un trick dove fai un insta swap e poi continui a girare, fai milioni di giri, bam, e spari il nemico lontanissimo. Boh, era lontano, cazzo, ma che sfida c'è a fare un trick del genere? Possono farlo chiunque. Invece se fai, cazzo, TTNack, Adelia, Nack, Snack, fai di tutto. Cazzo, ma i risultati sono molto più appaganti rispetto a un trick OG barra clean, come cazzo volete. Cioè, e poi anche, ricordatevi la cosa che tutti possono veramente imparare a farli. Cazzo, ho imparato io a farli, ragazzi, ricordate che ho imparato io, ricordiamoci i miei dream shot vecchi come cazzo erano. Era una cosa vergognosa, io a rivedermi insieme agli altri amici, cioè, mi cadevano proprio le palle per terra. E cazzo, tutti possono veramente imparare, no, smettete con questi pregiudizi e cazzo non riesco a farli, bla bla bla. So che adesso state tremendo dalla cazzo di voglia di scrivere nei commenti: sì, Gio, ma che cazzo sei per dirci come giocare? Sì, Gio, ma che perché dovremmo giocare come dici tu? No,
No, non vi sto dicendo questo, vi sto semplicemente dicendo che imparare queste cose è semplice e secondo me un player che fa trick così è un player molto più completo rispetto a un player che fa trick clean, trick che tutti cazzo sanno fare. Io ovviamente tipo gli OGK li stimo, cioè praticamente li stimo, non vedo i loro video perché mi fanno schifo quei trick che fanno, soprattutto in privata, però li stimo gli OGK perché? Perché loro sono stati quelli che hanno creato tutto quello che c'è adesso, la community, e ok, loro hanno quello stile. Lo stile là, se lo sono portati avanti, continuo a portarlo avanti perché è quello che gli piace, ok, li stimo quelle persone. Ma un tizio che adesso nasce e cerca di imitare gli OGK che... No, non ha senso, non ha proprio senso, perché devi farlo, cazzo? Cioè, non ha... Che brutto, cioè, boh... Cioè, secondo me il gaming, giocare in generale, è una specie di sfida per me. Se io mi limito a fare cose che tutti sanno fare, che... Pff, noiose... Che sfida c'è? Se invece, cazzo, mi metto in competizione, tra virgolette, contro qualcuno qualcosa e migliorarsi in continuazione, cercare tutorial su YouTube, imparare a fare cose che nessuno sa fare, cazzo, è veramente una figata assurda, cazzo, cioè, è molto meglio vedere, cioè, una specie di sfida, andare da un tuo cazzo di amico e dire, lo sai fare questa cosa? E lui ti dice, no, come sai farlo? Porca boia, cazzo, se uno ti chiede come si fa questo trick, cazzo, sei bello, figa. È la cosa più bella che possa esistere. Se invece fate i trick che tutti sanno fare, che girate, mirate, fate gli stazzo del cazzo, che tutti sanno fare, che divertimento barra sfida ci avete? È questo che voglio semplicemente chiedervi. Poi c'è una cosa che mi sembra abbastanza ridicola, è che ho visto un video sul canale degli OGK, dove andavano online a cercare di fare qualche clip e nella descrizione, cioè nella parentesi hanno messo Space, che è Space OGK, un altro trickshotter che stimo molto. Space can knack. Space sa fare i knack. Wow. Cioè, perché dovresti scriverlo nel titolo? Cioè, più che altro, diciamo, un flavor su uno dei player più complex al mondo. Ha mai scritto in un cazzo di parentesi Flavors can Instaswap o glide? No, perché è ridicolo secondo me fare una cosa del genere. Cioè, perché esaltarti tanto che sai fare queste cose? Cazzo. No? Comunque, ragazzi, se avete magari delle perplessità, avete qualcosa da dirmi, ditelo nei commenti, scrivete un messaggio dove cazzo volete. Vi ricordo di lasciare un bel like, un bel commento, di... Se non volete lasciare like, non lo lasciate, lasciate dislike, non so cosa dirvi. Se la pensate in una maniera diversa dalla mia, scrivetelo nei commenti. Però comunque la cosa che apprezzo è che comunque i player OGK, OG, i player clean... Almeno ammettono che i player complex meritano di più. Questa cosa mi piace. Alcuni li ho visti, alcuni no. Però vedo molti player che dicono: cazzo, questo sa fare queste cose. Secondo me è molto più bravo di me. Cioè, è forte, cazzo. Ed è giusto così, eh. È un argomento in generale. Se ovviamente volete imparare complex anche voi, ci sono tutorial su tutorial su tutorial su tutorial su YouTube che è pieno, cazzo. Chiedetemi anche a me, anche io ne ho fatti due di merda, però li ho fatti. E soprattutto su Ghost, cazzo. Su Ghost penso di essere. Uno dei pochi forti, perché sono uno dei pochi che ci gioca. Però, ragazzi, mi sto impegnando su Ghost a fare cose che nessuno sa fare. Che vabbè, poi che lo apprezzate o non lo apprezzate, quello è indifferente. Però almeno io mi diverto a fare cose difficili. Quindi vi ripeto, lasciate un like, un bel commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Guardate questo video se non l'avete visto, riguardatelo a 1080p 60 fps, perché uno ci mette tanto a caricarlo su YouTube e due ci mette tanto a renderizzarlo. Quindi è molto più figo se lo vedete così. Da giro è tutto, ragazzi, bella. You know? No, run, come here right now. Here right now. Here right now. There's only one.